Gianni Colacione per Liberi TV, oggi 17 gennaio 2015, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, la seconda giornata, e intervistiamo Rosa Criscuolo, che ormai è un habitué di Liberi TV. Lei è iscritta a Radicali Italiani, all'Associazione per la Grande Napoli, è membro del Comitato ed è la nostra voce preferita dalla campagna radicale. Allora Rosa, noi facciamo queste piccole interviste di aggiornamento sulla politica radicale in Campania. Adesso ci sono, insomma, periodi a livello nazionale abbastanza caldi, Presidente della Repubblica, che novità ci porti? In Campania innanzitutto saluto tutti i Liberi TV a cui io sono iscritta, sono associata eccetera, e vi invito a farlo, vi invito ad iscrivervi all'Associazione per la Grande Napoli, vi invito a iscrivervi a Radicali Italiani o a qualsiasi altra stella della galassia radicale che possa interessarvi, sui diritti civili e su tutte le battaglie che in Italia devono essere risvegliate, perché sicuramente anche quelli che sono stati gli avvenimenti nel panorama europeo, quindi attentati eccetera, portano alla luce proprio questo, cioè che bisogna portare in Italia, in Europa, il dibattito sui diritti civili, quindi messaggio di non violenza e insomma tutto quello che viene portato ai comitati, ai congressi radicali. In Campania la situazione politica è chiaramente più che calda, direi funerea, perché i partiti non hanno spirito di iniziativa, c'è la morte dei partiti, c'è una grandissima crisi di identità, non è concepibile parlare di politica soltanto per recupero di voti, bensì bisognerebbe parlare di recupero di ideologie, di recupero di iniziative. La popolazione non deve partecipare alla politica soltanto nel momento elettorale, ma dovrebbe essere coinvolta, e infatti per le mozioni particolari che ho votato al 13° congresso appoggio quelle che sono le iniziative di coinvolgimento che poi fanno direttamente riferimento all'ampliamento del diritto di conoscenza che viene ripreso nella mozione generale anche di Rita Bernardini, e su quelle che sono proprio strumenti quali referendum, iniziative popolari anche a livello europeo, nell'ottica di una rivoluzione liberale e del federalismo europeo. Quindi diciamo che il coinvolgimento è fondamentale. Noi di Per la Grande Napoli questa cosa qui la sappiamo, tanto è vero che, come ha parlato anche il senatore Compagna ha parlato di metodo Mazzotta, una cosa divertentissima, simpatica, poi magari la chiedi tu a Luigi, però noi preferiamo stare a contatto con le persone, fare presidi, fare raccolta firme, eccetera, e quindi essere, perché i radicali devono diventare gli interlocutori delle persone, gli interlocutori che forse sono stati da un po' di tempo, quindi anche i movimenti di protesta che abbiamo avuto, no? Figurati, io sono per la pluralità di espressione, mi fa piacere che nasca il movimento di protesta, eccetera, però bisogna costruire e essere guida politica è cosa ben diversa. Bisogna avere una storia, bisogna avere dei presupposti ben definiti, culturali, bisogna avere un'identità e bisogna avere le caratteristiche giuste per poterle fare. Ecco perché poi la mia proposta, anche se sembra essere sparita, di una figura come quella di Emma Bonino alla Presidenza della Repubblica sarebbe importante come guida, come equilibrio, non come invece, perché sappiamo benissimo che il Presidente della Repubblica non può avere un ruolo di indirizzo politico, quindi diciamo che sarebbe opportuno scegliere un radicale, secondo me in ogni ambito, e sarebbe opportuno che i radicali ritornassero in Parlamento, ritornassero anche nelle altre assemblee politiche, quindi che partecipassero alle elezioni. Perché c'è un bisogno proprio fisico di soggetti che sappiano fare la politica. Senti Rosa, diciamo leitmotiv, ma più che altro il tema di apertura di questo comitato era un po' questo articolo di Angelo Bandinelli, che insomma proponeva la chiusura del partito, la chiusura perché ci sono grosse emergenze anche da un punto di vista economico.
Secondo te, ecco, io volevo chiederti, è un'emergenza soltanto economica, quindi si punta molto alle iscrizioni che servono come linfa da sempre al Movimento Radicale, oppure in realtà è anche un'emergenza o perlomeno una carenza di proposta politica che fa sì che poi le persone non si iscrivano più? Allora, io dopo la lettura dell'articolo ho avuto modo di confrontarmi con Sansonetti. È chiaro che io sono sempre, diciamo, Sansonetti, lo diciamo, è il direttore del Garantista, che ha pubblicato, diciamo, questa proposta di Angelo Bandinelli, che mi ha detto, insomma, che lui si rende disponibile all'apertura del dibattito. E allora dico che ci sia il dibattito, il dibattito, perché ci sia confronto e perché ci sia una produzione di qualsiasi cosa. Io non voglio interpretare in modo negativo questa cosa. Se esiste la volontà di andare avanti, sicuramente ci saranno delle risposte che riusciranno a dare un giusto peso, insomma, a questa, che potrebbe essere intesa anche una provocazione, oppure mi auguro che non sia un preavviso di chiusura. Pannella ieri ha detto, ricordo, ha detto: ho speranza di una storia futura. Direi che quindi questa, l'articolo di Bandinelli potrebbe essere una cosa del genere. Poi, in merito a quelli che sono i contrasti interni di cui io sono a conoscenza, preferisco quindi non renderli pubblici, perché i panni sporchi si lavano in famiglia, caro Gianni. Quindi va bene, allora non inferiamo. Per quanto riguarda comunque sia questa cosa dei panni sporchi, Liberi TV è anche un po' una finestra per far conoscere, non dico i panni sporchi, ma insomma il dibattito interno, più o meno sporco che sia. Allora sicuramente al 13° congresso abbiamo visto che ci sono stati i ribelli, i giacobini, che hanno votato per queste mozioni particolari. Io faccio parte di questi. Faccio parte di questi perché io credo che bisogna dare una svolta, non bisogna chiudere, ma bisogna conservare e trasformare, che è diverso. Quindi facciamo questo e andiamo avanti. E poi io sono convinta che anche la grandezza, perché io credo nella grandezza dei leader del Partito Radicale, io stimo moltissimo, a me piace tantissimo la segretaria Bernardini, mi è sempre piaciuta per suo modo di agire, per suo modo di fare, e ho un amore proprio interno proprio per Marco Pannella, quindi va portato tutto il rispetto a questi leader, però bisogna raccontare la storia presente facendo tesoro di quello che è stato. Diceva Bacone: siamo nani sulle spalle di giganti, loro sono i giganti, però deve venire anche il momento per i nani di cominciare quindi ad andare avanti e di costruire. Se no facciamo l'errore di tutti gli altri partiti, no? E siamo finiti, non va bene. Secondo me i radicali una cosa non possono fare, arrendersi al regime. Allora mi sembra che il messaggio di Bandinelli in modo negativo potrebbe essere letto come: arrendiamoci al regime. Ed è un controsenso nel mondo radicale, perché se ricordiamo Oriana Fallaci nel 76 ci diceva: i disobbedienti sono il sale della libertà. E noi siamo dei bei disobbedienti, giacobini, eccetera, eccetera, perché lottiamo per la libertà. Questa, diciamola. Perfetto. Allora, grazie Rosa anche per tutte le citazioni dotte. A questo punto, buon comitato. Ciao.